Allora, di che vi parla? Dunque, voi siete interessati all'erboristeria, alla fitoterapia, quindi a tutto quello che sono le erbe medicinali, no? Benissimo. Se qualcuno vi incontra, un medico, un farmacologo, un biologo, un chimico, vi incontra e dice: scusi, ma le erbe sono naturali, no? Ma la medicina è andata avanti, no? È andata tecnologicamente avanti. Noi abbiamo estratto dallo scrigno delle erbe, abbiamo estratto le sostanze attive, gli alcaloidi, li sintetizziamo, per cui siete rimasti obsoleti, no? Nel senso, la fitoterapia, voi dite, ma la fitoterapia è una cosa naturale, no? Dice, va bene, ma noi elaboriamo una molecola di sintesi, lavoriamo precisamente su recettori molecolari che abbiamo sperimentato a livello di laboratorio in vivo e in vitro, e sappiamo che la molecola attiva agisce su quei recettori e provoca una risposta tessutale specifica nell'uomo e negli animali. E voi che rispondete? Ma noi, perché non ci piacciono le cose naturali, no? Giusto? Ma allora che differenza c'è tra un fitofarmaco e un farmaco chimico? Un farmaco di sintesi? Chi si alza la mano e la dice? Uno deriva dal petrolio e uno deriva dalla natura. Uno viene preso dalla natura e l'altro. Il fitofarmaco è una sostanza chimica, non è fatto in laboratorio, è una sostanza chimica, organica o non organica, d'accordo? Quindi la risposta è questa semplice: quando voi prescrivete un fitofarmaco rispetto a una sostanza chimica di sintesi, utilizzate questo aspetto, il fitofarmaco ha prima di tutto un assorbimento modulato, morbido, e la possibilità di avere un assorbimento, quindi non in maniera drastica, rapida, quindi avere una corrispettivo, un target tessutale rapido come succede nella farmacologia chimica classica. E quindi prima di tutto è l'assorbimento. Secondo aspetto fondamentale è la DL50, cioè la dose tossica, diciamo, letale, che si utilizza nella tossicologia. Io sono un patologo, un tossicologo, quindi è tutto il mio campo questo. Quando noi utilizziamo una DL in una sperimentazione, sappiamo che a quel dosaggio 50 cavie moriranno rispetto ad altre 50 che sopravvivono. La DL50 di un fitofarmaco è molto più lontana di un farmaco di sintesi di chimiche. Quindi avete una sicurezza terapeutica, a meno se non volete utilizzare il conium immaculato, la cicuta di Socrate, potete utilizzare i derivati clinici della nuxomica, dell'ignazia, sono omeopatici, mestrina, potete utilizzare tante altre sostanze, tipo il lauro ceraso. Conoscete? Sì. Che è simile al lauro nobilis. Provate a mangiarlo, avete un blocco atrioventricolare dopo circa un'ora, quindi avete delle sostanze cosiddette eroiche. Bene, quindi il secondo punto è la DL50 molto più lontana. L'altro aspetto importante qual è? Che il fitofarmaco contiene in sé non solo la sostanza alcaloide attivo specifico, no? Per un target tessutale, ma contiene tante altre sostanze, saponine, oligosidi, oligoelementi, vitamine, proteine, glicidi, insomma tante altre componenti che danno un effetto terapeutico sinergico. C'è una sinergia terapeutica che manca la molecola isolata del farmaco chimico. Quindi voi avete tre grossi aspetti, grosse differenze tra la pratica chimica tradizionale e l'aspetto fitoterapico. Bene, secondo passaggio, ma me lo invento adesso, mi sono detto. È vero? Che no, prendete sempre quello che volete. Dove si pone la fitoterapia? Le arti erboristiche vengono introdotte in un concetto di medicina tradizionale, no? Medicina antica, che in ogni paese, dal Sud America all'Europa, ai posti ippocratici, paracelsiani, in India, in Tibet, in Cina, eccetera, fa parte di una medicina popolare molto, molto, molto sentita, eccetera. Ma la fitoterapia va inquadrata in un concetto ancora più vasto, che noi intendiamo come naturopatia, cioè nel senso di, gli inglesi la chiamano pathos natur, cioè la via della natura,
Io la vedo in maniera latina, cioè patologia, fisiopatologia secondo natura, cioè la malattia secondo natura. Nel senso che la malattia, nel concetto della medicina tradizionale, è un momento di morbosità. Nel concetto naturopatico, della medicina naturale, è un momento in cui il soggetto risponde alla malattia in maniera fisiologica, in quanto le sue risorse energetiche in quel momento sono coerenti con la sua situazione. E quindi lui si ammala, noi ci ammaliamo sempre, esclusivamente, quando abbiamo un target predisposizionale, che ognuno di noi ha, i timbri come una vacca, io dico, pa, timbrali, eh? Abbiamo una meioplagia costituzionale, cioè ognuno di noi ha una biotipologia in cui ha una debolezza di costituzione strutturale, ci si ammala perché ognuno di noi ha una impronta ereditaria, spesso sui sistemi HLA, li chiamiamo, sono sistemi di istocompatibilità dove spesso troviamo malattie geniche, genetiche, e ci si ammala sempre quando esclusivamente c'è sempre un conflitto fra i tre cervelli. Allora, siccome, che cos'è questo conflitto? Una dinamica inconscia che avviene, non cosciente, che avviene nella nostra mente e si trasduce, non è traduce, trasdurre, è un cambio di energia, in un aspetto somatico. Noi ci possiamo ammalare solo in due modi, o in maniera cognitiva, di capoccia, e quindi perdiamo la testa, andiamo in disturbi polari, disturbi di distacco dell'io, dissociativo, disturbi nevrotici gravi, o ci ammaliamo a livello somatico. Quindi per fortuna abbiamo un soma, se non avessimo un soma avremmo tutti dei gravi problemi psichici, psichiatrici. Quindi quando utilizziamo il termine è una malattia psicosomatica, è un fatto nervoso, tutti arrivano. Dice no dottore, è stress. Io ho abolito dai miei studenti queste seguenti parole, vietato per legge. Sono stressato, vietato. Sono emotivo, vietato. Sono ansioso, vietato. Sono psicosomatizzato, vietato. Sono meteoropatico. È una sensazione di vomito. Perché vomito? Perché siccome siamo tutti degli oscillatori elettronici che oscillano a livello cosmologico, a livello ambientale, elettromagnetico, quindi noi adesso stiamo risuonando con delle frequenze specifiche che sono dotate da, pensate, da campi magnetici emessi dai nostri nuclei cellulari attraverso il citoplasma, e noi mettiamo biofotoni, fotoni biologici, che sono dei quanti, e sono campi elettromagnetici, quindi noi stiamo adesso risuonando e siamo oscillatori. Benissimo, come possiamo non oscillare il nostro microcosmo con il macrocosmo? Quindi tutti quanti siamo meteoropatici. E quindi, dottore, guardi, io sono ansioso. Ansia, ansia. Cioè, guardi, io sono ansioso. Ma l'ansia che cos'è? L'ansia è dinamismo, è libido, energia vitale. Un soggetto che non è ansioso, ricovero d'urgenza in clinica psichiatrica, perché l'ansia è dinamica. L'ansia, quando si trasforma in neostress, stress dinamico, perché la vita è ansia, la vita è ansia, non puoi rilassarti, ti puoi rilassare solo 30 anni dopo la morte, quando ormai il cadavere è putrefatto, tu sei nella fase del kamaloka, dispersione delle varie reincarnazioni, e poi sono basate sempre su che cosa? Su tre elementi fondamentali, che sono concentrazione, modulazione di quello che noi chiamiamo i messaggi della mente, ossessivi, iterativi, che noi chiamiamo mente limbica, sono automatismi antichi delle nostre informazioni parenterali, sono codici etici, Freud li chiamava superego, e questo sa da fare, questo non è bene, questo è giusto, questo non è buono, questo è cattivo, questo è buono, eccetera. E questi automatismi dentro il nostro cervello che consumano. Per cui quando fai meditazione, quell'oretta, duretta che stai meglio, non stai meglio perché sei piccolo nel cervello, perché stai allentando gli automatismi ossessivi della mente che consuma. È come un telefonino che sta in stand-by, fa stand-by ma sta consumando ugualmente. Ho perso il filo, poco detto? Allora, le discipline orientali utilizzano le modulazioni e concentrazione. La prima è la concentrazione.
seconda cosa è la respirazione, perché il respiro deve essere sempre circolare, no? Lo sapete benissimo, deve avere un elemento in, un elemento in out, quindi non puoi fermare tutte le respirazioni fondamentali. E poi l'altro elemento fondamentale è il movimento. Quando fate il Tai Chi, il movimento del Tai Chi, dovete fare dei movimenti armonici di apertura, chiusura, yin e yang, e nel momento che fate il movimento, respirazione e concentrazione. E lì la differenza tra jogging nostro, le corse che fanno, come vado lì per scaricarmi. Sì, un po' di cervello te lo scarichi, però accumuli un quintale di radicali liberi, lo sapevate? Quindi chi fa sport accumula il doppio di radicali liberi, che sono delle sostanze cattive a livello cellulare, ossidano e provocano delle lesioni enzimatiche. Quindi non bisogna fare sport, a meno che quando fai sport ti nutri di sostanze antiossidanti naturali più possibile. Tutto quello che è verde colorato in natura è tutto antiossidante, perché l'organismo più aumenti la fatica e più la cellula produce metaboliti tossici, che sono radicali che ledono la struttura enzimatica citoplasmatica, ledono il DNA e portano a rischi degenerativi oncologici. Vabbè, adesso che abbiamo detto un'altra cosa, siete stupati? I tre cervelli. Il primo lo sappiamo, il secondo pure, il terzo era bello, eh? Il primo lo conosciamo. Il secondo. Il primo cervello è il cervello del rettile, è un cervello antichissimo che appartiene anatomicamente al tronco encefalico. È il cervello delle risposte istintuali, degli istinti, sede dell'istinto materiale, dell'istinto della generazione, dell'istinto sessuale, dell'istinto nutrizionale. Quando per esempio qualcuno di voi ha un biotipo a dominanza, che noi chiamiamo noi biotipologi entoplastica, gli omeopati li chiamano calcarea carbonica, eccetera, che cos'ha la differenza fra gli altri? Che ha un software, che è il suo istinto di base, che è l'istinto nutrizionale. Allora, se io becco un entoplastico per la strada, nella fase che ha superato la fase ipoglicemica delle 10, dalle 9 alle 11, cronobiologia, medicina tradizionale cinese. Stupendo. Giusto? Giusto, no? Sì, sì. Perché dalle 9 alle 11 c'è l'acrofase del milza pancreas. Il nostro organismo secerne in maniera spaventosa alle 10 insulina, quindi soggetti entoplastici che sono iperinsulinemici, arriva alle 10:30 e comincia a sentirsi male. Vado al medico, no, ha fatto della pressione. Non è mai la pressione, perché il medico sbaglia sempre. Quando non ha... Il medico sbaglia sempre. Ma sapete perché sbaglia sempre? Sempre, semplice. Perché sbaglia? Perché la medicina tradizionale, convenzionale, chiamiamola così, ha perso il concetto di medicina di terreno. Non ha il paradigma di terreno. Utilizza solo che cosa? La diagnosi nosologica, cioè di malattia e non di malato, quindi gastrite, ipersecrezione gastrica, presenza dell'HP pylori, ok, soppressione dell'HP pylori, terapia, blocco di inibitori di pompa protonica, un po' di sciacquetto dei cavi, sconnesso la sera e vai, ok? Cioè non sa intanto che tutto l'organismo è in visione olistica, in visione sistemica. L'organismo è integrato e ogni organo è un olone, dice Kirchner, cioè un'integrità, un'identità, un'autonomia c'ha, ed è in connessione. Se io tocco lo stomaco, non sanno che va curato anche il mizio e il pancreas. Per cui tu curi con un po' di Pariet 20 un gastritico, che è gastritico perché c'è un conflitto a livello inconscio dei tre cervelli e sta digerendo emozioni che non può vivere, virgola, e la malattia è simbolica, perché l'uomo vive di simboli, e tutti i nostri organi hanno un simbolo. Quando ti ammali di gola, di tiroide, tutte le donne tiroide, ma vi siete mai domandati perché o no? Non le fanno parlare? Non le fanno parlare? No, il quinto chakra, cara, semplice. Comunicazione. Chakra dell'emozione, dell'emotività, per cui quando c'è una coartazione inconscia dell'emozione, quindi di non poter esprimere le proprie emozioni, il 70% delle donne ha noduli tiroidei
fenomeni tiroiditi autoimmune quando vuole punire la sua parte emotiva, eccetera, eccetera. Via, via. Ho perso il discorso di chi è famoso di prima. Il cervello, il primo rettiliano. Secondo cervello che è encefalico limbico, è un cervello particolare delle asserzioni, è terribile questo cervello, come sto coso qua. È terribile perché è analitico, è freddo. Mi fai bene. Oh vai. Oh. È freddo e la cosa ancora più grave è severo, è un giudice imparziale. È quello che vi fa dire, donne, ai maschi, alle femmine, io sono coerente, questo è giusto e questo è stato da fare. Quando una donna dice così, via, fuggire, via, allontanarsi, perché questa è una cosa giusta, perché questo è corretto, perché questo è stato da fare. È un cervello di rigidità, un cervello pericoloso, è un cervello dell'ossessività. Mentre il vero cervello è il terzo cervello, che è il cervello della creatività, che tutto è possibile, della flessibilità, non della rigidità. Dice, ma io sono così, può darsi, ma domani sì, non lo so, può darsi, è tutto ipotetico. Ed è il cervello quello che permette, solo questo, la felicità, perché la felicità non avere 12 donne, 12 maschi, giusto? La felicità non è avere un ragazzo, giusto? Che ci fai? Sono uomini stupidi, no? Che ci fai con il ragazzo? Come si fa a ottenere la felicità? C'è solo un modo. Creatività. Creatività, solo quando la mente è creatività, grazie al terzo cervello che deve inibire gli automatismi del secondo cervello, questo sa da fare, questo è bello, solo in quel momento l'uomo diventa creativo, felice e riconosce la parte più importante della suo ego. Ma qual è la sfiga della vita? La dico? Viviamo in una società. Tutta la vita lavori per il tuo ego, giusto? Ego non nel senso freudiano, per l'autocoscienza, giusto? Evoluzione, autocoscienza, coscienza di sé, coscienza della propria storia, delle proprie reincarnazioni, delle proprie anime, eccetera. Tutta la vita è autocoscienza, giusto Davide? Poi c'è un cacchio da fare, che arrivi, che sei vecchio, arrivi quando sei vecchio e devi trascendere l'autocoscienza, perché sennò ti prende la strizza di morire, giusto? Perché la paura della morte che hanno tutti, che abbiamo tutti, passa solo nel momento in cui uno trascende l'autocoscienza, trascende l'ego. E questo ce l'hanno insegnato i mistici orientali, non è che ve lo insegno io. Quindi l'unico modo di porre, noi occidentali siamo strizzati dalla morte. Ma non è vero. Eh?